Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42 Contemporary Art. In questo breve video un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Col Parallelo professor 42 su Ferraris, che è Artreading. filosofo accademico italiano, dal 95 professore ordinario di filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, ha insegnato in importanti università europee e americane. Come nasce la passione per il lavoro che Allora, svolge? quando nasce? Ho letto recentemente una frase attribuita a Napoleone che dice: se vuoi capire un uomo devi pensare a com'era il mondo quando lui aveva 20 anni. Ed effettivamente mi sembra una frase profonda e vera, nel Quando senso avevo che 20 anni, cioè nel remoto 1976, cioè tutta un'altra epoca, quasi tutto quello che c'è adesso non c'era per allora e esempio, viceversa, nel insomma. 1976 avremmo Considerato fantascienza fare questa conversazione, che invece è il modo in cui noi ci rapportiamo normalmente gli tutta uni, con gli questa è una altri. strana fantascienza guardata dal 1976, dove invece la cultura aveva un carattere innanzitutto estremamente più libresco, perché la cultura era comunque cultura letteraria o cultura scientifica, però passava principalmente Poi attraverso c'erano degli i libri. altri dubbi nobili e meno nobili. Il dubbio nobile era: si fa meglio all'umanità facendo il medico o facendo il filosofo? Il dubbio meno nobile era: sarò abbastanza intelligente da fare il filosofo, meglio che faccia il medico. Qui dentro c'era in Adesso mi realtà. pare che ci sia il dubbio se è più importante il benessere del corpo o magari In anche del questo pensiero, non lo momento. so. Ma direi che non si esclude una vicenda, nel senso che un corpo è sempre portatore di un pensiero, e se un corpo non è portatore di un pensiero, sta vivendo una vita molto triste e poco degna di essere Cristina vissuta, perché in Vecchio, nata a fondo. San Paolo, direttore dell'unità di ricerca Cognizione, Movimento e Neuroscienze dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Dopo la laurea in filosofia all'Università di Torino, ha completato il dottorato in scienze cognitive e un postdottorato in neuroscienze cognitive. Ha ricoperto la posizione di professore associato e professore ordinario all'Università di Torino. Dalla filosofia alle neuroscienze, come nasce la passione per il lavoro che Il svolge? professor Ferraris diceva prima che si è iscritto inizialmente a medicina pensando di voler fare filosofia. E per quello che mi riguarda, mi sono iscritta a filosofia perché volevo studiare neuroscienze. E il motivo per cui mi sono iscritta a filosofia è che ritenevo di dover partire dalle domande. E la filosofia è la scienza La delle tesi domande. di laurea è stato un primo campo di sperimentazione di quello che poi è stato anche il mio futuro, perché era una tesi in filosofia teoretica che comprendeva però una parte sperimentale su una condizione neuropsicologica che è la negligenza spaziale unilaterale. E l'idea era quella di partire, è stata proprio quella di partire da una domanda filosofica, che cos'è lo spazio, per poi trovare risposte in altre discipline, nello specifico nelle neuroscienze, nella Lei ha neuropsicologia. detto che è iniziata la sua ricerca, che cos'è lo spazio, E non so, mi no? viene in mente che Vincenzo Stroncuso diceva che l'essere umano pesa sul mondo per lo 0,3%, mentre il mondo vegetale per l'85%. Non so se anche questo c'ha a che fare con lo spazio, però fantastica il suo racconto. Tutto a Poi c'è che fare una con lo bellissima spazio. Frase che un filosofo, Kripke, che è tuttora vivente, anche se anziano, ed è stato uno dei più illustri filosofi del secolo scorso, ha indirizzato a sua mamma quando aveva 6 anni e diceva: ma scusa mamma, se Dio è dappertutto, noi dove stiamo? Che
molto bella dal punto di vista metafisico come questione e non è molto diversa dalle domande che si faceva Platone sullo spazio. Quindi mettiamola così, la filosofia è come il giornalismo secondo Bismarck, porta dappertutto purché la si abbandoni abbastanza in fretta. Voglio dire, secondo Cartesio. Mesio aveva una cantina, adesso l'avrebbero arrestato, dentro a cui teneva degli animali squartati perché stava lì a guardare dove era la connessione fra lo spirito e l'anima, ed era Cartesio, oltretutto, tra il corpo e lo spirito. Oltretutto, probabilmente Cartesio, se non avesse avuto una teoria cosmologica completamente sbagliata, lo metteremmo insieme a Newton. Che Fatto invece ce l'aveva giusta, sostanzialmente. questo. Cerco sistematicamente di mettere insieme delle cose che sono apparentemente disparate. Il mondo è un insieme di oggetti disparati. Si possono avere delle teorie che tengono insieme degli oggetti disparati. Per riferirmi al lavoro che mi impegna in questo momento, sto cercando di applicare, di fare, bisogna pure avere dei modelli nella vita, rispetto└└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 ││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 
al nuovo tipo di industria che si è creata con il web, il lavoro che aveva fatto Marx con l'industria dei suoi tempi, che non era, come si crede, accusare il capitale, dire sono tutti cattivi, sono dei mostri, eccetera, ma cercare di capire come funzionava e vedere dove era lo sfruttamento e come si poteva porre rimedio. Giro la stessa domanda naturalmente alla professoressa. Chiamiamo realtà esterna, è evidentemente qualcosa che il nostro cervello concepisce e distingue da quella che potremmo chiamare immaginazione, realtà, ma il tema della realtà esterna, che a sua volta ha un correlato neurale, deve avere un correlato neurale, altrimenti non potremmo pensarla, quello è un tema che all'interno delle neuroscienze è sostanzialmente, spesso lei non affrontato, emergono il confine tra discipline piuttosto che all'interno di una disciplina. E all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia entrambi questi modelli, quello che privilegia, diciamo così, le interazioni ai bordi delle discipline, l'interazione tra scienziati e non, sono due modelli che vengono promossi e favoriti proprio con queste idee. Questa cosa che ha detto, insomma, la verità sta nell'interstizio infinitesimale tra due realtà. Sono profondamente d'accordo su questa nozione della interstizialità, nel senso che non è quella cosa molto generica della, visto che la novità arriva necessariamente ai bordi della disciplina, non può mai venire dal centro della disciplina, perché per l'appunto il centro della disciplina tratta delle questioni. In contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.